grazie Andrea Stazzi, ha fatto cenno ai diritti fondamentali, per cui io darei la parola a Marco Bassini, che è ricercatore di diritto costituzionale della Bocconi, quindi avrà un punto di vista scientifico interessante, prego. Grazie agli organizzatori per questo invito e grazie per la possibilità di partecipare a questa tavola rotonda e devo dire la possibilità di intervenire in questo momento calza un po' a loro una riflessione che devo fare, che si uniscono alcune riflessioni del professor Gambino e alcuni spunti di chi non dice. Del professor Gambino che si allacciano quanto Andrea Stazzi stava dicendo poc'anzi. Io vorrei fare qualche riflessione in particolare sul modo con cui la giurisprudenza ha interpretato finora il ruolo dell'internet service provider, nel ruolo sostanzialmente degli attori privati che sono sempre più, abbiamo detto, centrocampista, mi piace questa metafora, perché da costituzionalista che cerca di sviluppare una sensibilità sul tema dei diritti, sul tema del bilanciamento tra i diversi diritti che reclamano protezione in questo nuovo ambiente digitale, ho l'impressione che talvolta vi siano tentativi di ricostruzione dei rapporti tra i diritti in gioco che trascurano il peso che anche la libertà economiche e in particolare la libertà di impresa hanno in questa architettura. E allora volevo concentrarmi rapidamente su alcuni cenni, alcune riflessioni sparse che nascono soprattutto dall'ultima sentenza, quella cui anche il professor Gambino faceva un cenno, la sentenza Pilot Bay, per cercare di capire qual è oggi lo stato e se vogliamo lo statuto della responsabilità di questo soggetto. La sentenza Pilot Bay è una sentenza che da un punto di vista tecnico è ineccepibile, da un punto di vista strettamente giuridico nella interpretazione che offre è una sentenza politicamente pericolosa, una sentenza che restituisce un esito che si presta probabilmente a delle interpretazioni purtroppo destinate a incidere fortemente sul ruolo dei soggetti e non solo, attenzione, usciamo dalla retorica, dalla ricostruzione di questo caso, non solo da piattaforme come Pirate Bay che istituzionalmente di fatto realizzano e consentono la realizzazione di attività illecite, perché è ben evidente che in questo caso siamo di fronte a una piattaforma illecita, ma il problema è quello che chiamerebbero gli americani lo spillover effect, cioè la conseguenza sul sistema, sugli altri operatori. E il professor Gambino richiamava per esempio il caso degli aggregatori di notizie, ma pensiamo parallelamente a quanto i motori di ricerca indicizzano notizie fanno, pensiamo all'attività di linking. Allora qualche notazione sparsa per cercare di ricostruire quelle che sono le conseguenze, come dire, a mio avviso problematiche di questa sentenza, pur tecnicamente corretta nell'applicare la direttiva 2029. La prima è che probabilmente stiamo emancipando il concetto di comunicazione al pubblico da quella che era la sua ricostruzione originale, la sua idea tradizionale. Comunicazione al pubblico intesa come un'attività di missione che di solito è probabilmente riconducibile all'utente, quindi una piattaforma, un gestore di una piattaforma, qui siamo di fronte a un soggetto terzo, un soggetto che si limita di fatto a operare una piattaforma tramite un protocollo del tutto particolare che consente agli utenti che partecipano su questa piattaforma di scambiare lo strumento per scaricare, per effettuare download di contenuti che siedono ovviamente sul loro computer. Quindi qui abbiamo sostanzialmente un ruolo davvero intermediario, che cos'è lo stato puro, la predisposizione di una piattaforma in questo caso viene però interessata nel giudizio della Corte di Giustizia fino a essere ritenuta costituire un atto di comunicazione al pubblico. Questo è un elemento che ci deve fare riflettere, perché stiamo evidentemente allargando l'ambito soggettivo e oggettivo della comunicazione al pubblico. Se prima potevamo riferirci normalmente solo ad alcuni soggetti, ora probabilmente ci riferiamo anche a chi predispone una piattaforma. Se potevamo riferirci solo a determinate condotte, ora ci riferiamo probabilmente anche a ciò che non è direttamente una diffusione di contenuti, una comunicazione come l'abbiamo tradizionalmente intesa, come la stessa giurisprudenza della Corte di Giustizia sembrava aver inteso. E qui passo a un secondo punto: rischiamo con questa ricostruzione di trasformare una responsabilità che, se guardiamo con un altro occhio le norme sulla direttiva e-commerce,
dovrebbe essere una responsabilità indiretta, eventuale, del gestore della piattaforma, e una responsabilità primaria indiretta. In questo caso, attenzione, dobbiamo uscire evidentemente dalla specificità della fattispecie, perché nella fattispecie particolare è del tutto evidente che la piattaforma sarebbe responsabile anche ai sensi della direttiva e-commerce. E però, se guardiamo alle diverse categorie che queste due direttive offrono, a mio avviso è importante considerare il rischio che lo strumentario Safe Harbor, per esempio, previsto insieme all'esenzione di responsabilità dalla direttiva e-commerce, viene di fatto annullato, non viene considerato in questo giudizio. Ecco perché questa sentenza è problematica. C'è una speranza, un altro punto interessante, la tendenza della giurisprudenza della Corte di Giustizia a guardare a una valutazione, per così dire, individualizzata delle specifiche condotte, al fine di valutare se esse costituiscono o meno un atto di comunicazione al pubblico. Una tendenza cioè a guardare alla specificità del modo in cui queste condotte vengono realizzate. Non a caso nella saga giurisprudenziale della Corte di Giustizia partiamo da una sentenza Svensson del 2013 relativa all'attività di LinkedIn, ci evolviamo con una sentenza GS Media che fa riferimento in particolar modo all'elemento soggettivo, all'elemento intenzionale del soggetto il quale predisponga dei link verso contenuti esterni oggetto di una diffusione non autorizzata dal titolare del diritto d'autore. Ecco, c'è un richiamo a, se vogliamo, un elemento, per così dire, psicologico, intenzionale, che però io vedo in questo caso molto difficile da calare nella dimensione specifica del caso concreto, perché noi abbiamo una piattaforma che, ripeto, in questo caso era istituzionalmente, se vogliamo, vocata allo scambio di contenuti in violazione del diritto d'autore, per sottrarsi dei contenuti alla protezione del diritto d'autore. Di fronte a un'interpretazione come quella della Corte di Giustizia, questa valutazione individualistica, questa valutazione delle singole peculiarità dell'atto di emissione del contenuto, di fatto non trova il suo paradigma tradizionale di svolgimento. Ci troviamo a valutare che cosa? Elementi come la conoscenza dell'ISP, dell'Internet Service Provider, dell'esistenza di contenuti illeciti. La sentenza GS Media aveva dato delle indicazioni abbastanza chiare, dando probabilmente là a un criterio forse non pienamente condivisibile, ma, come dire, per certi versi chiaro. Aveva individuato nella esistenza di uno scopo di lucro rispetto alla messa a disposizione di contenuti soggetti evidentemente di diritto d'autore terzi, un discrimine per poter valutare se si trattasse o meno di un atto di comunicazione al pubblico. L'esistenza di la mancanza di uno scopo, diciamo, lucrativo consentiva di escludere l'esistenza di un atto di comunicazione al pubblico rilevante ai fini della direttiva. Qualora invece fosse stato uno scopo di lucro, si riteneva che il soggetto che metteva a disposizione questi contenuti non potesse non avere contezza, non potesse non effettuare un controllo sui contenuti ai quali stava dando accesso tramite, per esempio, con il linking, e quindi questo criterio portava a ritenere che di fronte allo scopo di lucro vi fosse un atto di comunicazione con tutto quanto ne consegue ai sensi della direttiva, quindi gli strumenti rimediali. E questo è un criterio che, se vogliamo, personifica il follow the money, cioè l'idea che dove ci sia uno scopo di lucro probabilmente vi è ragione di intervenire. E a me, devo dire, questo spaventa un po' se letto in controluce con il contenuto della direttiva e-commerce, perché se andiamo a vedere il paragrafo 38 della decisione della Corte di Giustizia nel caso Pirate Bay, vengono enfatizzate alcune peculiarità proprio nello spirito di questa valutazione individualizzata, che consentono alla Corte di accertare che nella fattispecie si fosse in presenza di una sorta di accettazione del rischio che contenuti illeciti fossero veicolati. Dice: tale piattaforma provvede a indicizzare i file torrent, di modo che le opere abitate da file torrent in via non possano essere facilmente localizzate e scaricate dagli utenti. La piattaforma di condivisione propone, in aggiunta a un motore di ricerca, un indice che classifica le opere in diverse categorie, secondo la natura delle opere, del loro genere e della loro popolarità.
Insomma, quello che se leggessimo la stessa vicenda tramite le chiavi della direttiva e-commerce potremmo definire gli indici di attività. Cosa sono gli indici di attività? Sono sostanzialmente degli indici che la giurisprudenza, soprattutto domestica, ha utilizzato per verificare se le esenzioni di responsabilità previste dalla direttiva e-commerce fossero applicabili o meno rispetto a quello che è sicuramente il nuovo modello di business di questi operatori. Un modello di business che non è più incarnato dal funzionamento dei provider a inizio millennio. Evidentemente era molto semplicistico e seguiva delle modalità molto differenti. Non siamo più di fronte a un provider meramente neutrale e passivo, ma questo probabilmente non è frutto di un'attività, di una forma di controllo sui contenuti, è frutto semplicemente dell'evoluzione che questi servizi hanno subito nel corso del tempo. Quindi queste indicazioni dalla sentenza della Corte di Giustizia probabilmente ci fanno riflettere sul rischio che si dia là a una valutazione disinvolta delle condizioni affinché gli internet service provider beneficino delle esenzioni di responsabilità. E questo a mio avviso è un rischio, tant'è che la sentenza è stata commentata subito con grande timore, vuol dire con opinioni abbastanza preoccupate dal fatto che se ne traessero delle conseguenze probabilmente rispetto a attività come quelle che abbiamo menzionato poc'anzi, caratterizzate semplicemente dall'organizzazione dei contenuti, dalla loro indicizzazione, il che però, ripeto, a mio avviso deve essere tenuto distinto dal vero e proprio controllo dei contenuti. Quindi torniamo alla discussione che ha appassionato soprattutto i corti in Italia sul provider cosiddetto attivo, sull'esistenza di un grado di attività che giustificherebbe l'esclusione dell'esenzione di responsabilità. E devo dire qui, non so quanto tempo ho a disposizione, non voglio sottrarne, ma volevo chiudere con qualche riflessione sulla giurisprudenza domestica. Ci sono sentenze che sembrano effettivamente lasciare qualche margine di preoccupazione. Io ne vorrei citare solo due, una del Tribunale di Torino nel caso Delta, una della Corte d'Appello di Roma nel caso Telecomedia, sentenze che hanno in realtà avuto esiti opposti. Il caso del Tribunale di Torino si è negato che vi fosse una responsabilità rispetto alla pubblicazione del contenuto illecito, che è stata una condanna di YouTube, tra l'altro un pagamento importo, non ingente, non indifferente, ma legato esclusivamente a un elemento diciamo di dettaglio, sul fatto che le opere fossero state effettivamente rimosse ma solo oscurate dal sito internet e fossero comunque accessibili dall'estero. Ma la sentenza a mio avviso è preoccupante non tanto per questo particolare, preoccupante perché introduce un elemento che insinua l'altra colonna portante della disciplina dell'internet service provider, cioè l'assenza di un obbligo generale di sorveglianza, perché introduce in particolare per l'hosting provider l'obbligo di utilizzare un software, Content ID, con il quale monitorare l'eventuale attività degli utenti, quale l'esito della rimozione di contenuti riscontrati in violazione del diritto d'autore, quindi contenuti illecitamente diffusi, volessero provvedere ex novo al caricamento dello stesso. Ora io non voglio affermare in modo semplicistico e senza probabilmente una giustificazione più complessa che questo meccanismo costituisca una violazione frontale del principio che vuole l'assenza di un obbligo generale di sorveglianza. Do riscontro e registro però che l'implementazione su larga scala di questi sistemi mi sembra minare a questo principio, che è una delle colonne importanti per la disciplina europea. E indicazioni ancora più in realtà preoccupanti mi provengono dalla Corte d'Appello di Roma, questa sentenza Break Media, che invece ha rigettato quella che sembrava essere una ricostruzione abbastanza consolidata nella giurisprudenza domestica proprio sulla natura dell'ISP, sulla natura dell'hosting provider e sulle condizioni che lo legittimano a beneficiare dell'esenzione di responsabilità. Questa sentenza rigetta una ricostruzione che era stata fatta anche dalla Corte d'Appello di Milano nel 2015, con la quale si era sostanzialmente riconosciuto che l'esistenza di attività minime di organizzazione e di indicizzazione dei contenuti non valgono a escludere l'esenzione delle responsabilità, non valgono cioè a delineare un contributo attivo del provider, sono semplicemente frutto dell'evoluzione dei tempi. Il servizio si è evoluto nel corso del tempo, ha assunto una fisionomia diversa per rendere funzionale la fruzione da parte degli utenti e sarebbe erroneo ritenere che in presenza di queste circostanze
sostanze si debba eliminare l'esenzione di responsabilità. Peraltro, come dire, una delle ragioni alla base di questa pronuncia era evidentemente legata alla, una delle motivazioni utilizzate alla base di questa pronuncia era l'assenza di un controllo editoriale, secondo la quale il rapporto di Milano, solo in presenza di un contributo che integri davvero una modifica del contenuto pubblicato da terzi, potremmo ritenerci di essere in presenza di un grado di attività che vale a escludere l'esenzione di responsabilità. Forse la parola di Romano esce da questa ricostruzione e finisce per ritenere addirittura che una semplice diffida di carattere generico, quindi non indicante gli URL specifici in cui si riferiscono i contenuti illeciti, sia sufficiente per far scattare il controllo da parte del provider, che è peraltro particolarmente problematico in quanto la disciplina italiana del recepimento della direttiva e-commerce ha introdotto uno step ulteriore, cioè una richiesta da parte dell'autorità amministrativa o giudiziaria competente. Quindi di fatto la diffida serve probabilmente a generare una conoscenza. Si è sempre detto nella giurisprudenza il grado di conoscenza è effettivo quando la conoscenza sia puntuale, quindi non sia una generica e del tutto non puntuale indicazione dell'esistenza dei contenuti illeciti. Mi sembra che l'approccio venga completamente rovesciato. Questo per dire che mi pare che sia a livello nazionale che a livello europeo le indicazioni della giurisprudenza non siano favorevolissime e probabilmente ci lasciano qualche margine di riflessione. Non è più confortante, qui veramente mi taccio, chiudo, guardare però a quelle che sono le prospettive di riforma della legislazione vigente in materia, soprattutto a livello europeo. Se guardiamo la proposta di direttiva sul copyright online che era stata approvata dalla Commissione lo scorso anno, considerando il 38 e l'articolo 13, prevedevano davvero delle disposizioni particolarmente pericolose, imponendo sostanzialmente di entrare, di stipulare degli accordi di licenza con il titolare dei diritti e di adottare le relative misure di enforcement, peraltro sull'assunto che tutti gli internet service provider che organizzano contenuti svolgono un ruolo attivo. Questa versione è stata attenuata nel corso della discussione al Parlamento, ma il testo pretende tuttora di codificare il ruolo degli internet service provider attivi, il che, come abbiamo detto, è ancora oggetto di elaborazione, una figura ancora controversa nella giurisprudenza. Ma questo intervento del legislatore mi fa pensare che si provi a lavorare sui fianchi della disciplina dell'internet service provider dalla normativa sul copyright, quando probabilmente il problema dovrebbe essere più opportunamente affrontato, ammesso che non sia il caso, e a mio avviso forse non lo è, proprio nella sede della direttiva e-commerce. Mi taccio perché credo di aver abusato della pazienza e del tempo. Grazie.